Ciao a tutti ragazzi, qui ritorno il nostro Gabriel e finalmente vi porto uno spacchettamento di carte Pokémon. Oggi apriremo l'espansione Sole e Luna. Beh, forse più avanti potremo aprire la nuovissima espansione Sole e Luna Ombre Infuocate. Di sicuro l'apriremo, ma prima vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su perché non spacchetteremo solo questa roba Pokémon, ma anche una roba, un'altra tipologia di carte che vedrete. Io spero di trovare qualche jet. Devo trovare solo Primarina o Decidueye per completare Sole e Luna. Le altre carte, Jets e Ets, ce l'ho a casa di mia nonna. Me lo dimentico sempre di prenderle, quindi non so come riuscire a portarle un giorno, ma chi se ne frega, mi mostro quelle che ho qui, quelle che ho a casa. Alcune me le tengo da nonna perché non ho molto spazio qui nei cassetti. E comunque sì, ora andremo a vedere il contenuto e poi apriremo l'altra sorpresa, l'altra tipologia di carte che forse voi le sapete, ma vabbè, lo scoprirete più avanti. Ora facciamo il nostro solito trick di Sole e Luna. Tanto Sole e Luna sempre 4 sono, è il trick. Ah, il codice l'avevo tolto, stavolta me lo tengo perché devo fare gli spacchettamenti online. Oh sì, ragazzi, credo di aver sentito il liscio. Forse ci abbiamo qualcosa qui. Speriamo in Desiduario in Primarina, ma se troviamo una ripetuta chi se ne frega. La posso scambiare alla fiera. Ah, a proposito, la fiera sarà il 14 agosto. Sempre il solito posto. Perché la facciamo prima di Ferragosto. Ferragosto festeggerò e quindi non credo che farò dei video. Andiamo con l'energia lampo. Sì, si vede Ultra Ball. Energia in colore doppia. Litten. Mega Ball. Incorsola. Formantis. Recluta del team Skull. Ok ragazzi, siamo pronti. Marini, ah, ecco la reverse. E ora 3, 2, 1. La reverse Grumble. E ecco Lurantis GX. Oh sì. Una GX l'abbiamo trovata almeno. Almeno mi avete portato fortuna. Beh, l'abbiamo trovata una ripetuta, ma chi se ne frega. La scambieremo con qualche altra carta insieme alla fiera. Ok. Però ho trovato una carta molto utile. Dov'è? Eccola. Possiamo fare l'evoluzione GX ora che ho trovato Formantis, che non l'avevo mai trovato. Ecco qui. Perfetto, abbiamo trovato anche Formantis, così possiamo fare l'evoluzione GX. Se ve lo chiedete, la busta l'ho buttata, quella lì dove contiene le carte. Non chi se ne frega, oramai vi porto così gli spacchettamenti per non fare troppo lungo il video, ma neanche troppo corto. Qui le carte comuni e qui la bella jet. Si sente infatti il liscio. Bene, prendiamo il nostro album della nostra casa, della casa Gabbiciu, e poi prenderemo, spero di ricordarmi, quello a casa di mia nonna. Uno spazio per me. Eccolo qui, lo spazio per metterci la carta. Ecco ok, il mio secondo raccoglitore si sta arricchendo molto presto. Ok, e ora apriamo la sorpresa. Siete pronti? Ecco voi Vanguard. Ho aperto la confezione, ora vedremo insieme le carte. Ci state? Allora, qui abbiamo il famosissimo Sovrano Draconico, poi un sacco di carte a Ermo e abbiamo Inneschi Cura, Critici, Risveglio e Pescata, grado 1, grado 0, grado 2, grado 3. E il grado 3 più famoso sarebbe Sovrano Draconico di questo deck, quindi io ho preso il deck Gakero. Un sacco di bellissime carte qui. Qui abbiamo Goku, che si trasforma in Super Saiyan e in più è super brillantinoso. Poi abbiamo questo. Anche questo è brillantinoso. Poi abbiamo
degli inneschi pescata critici, cura e cose del genere. Poi abbiamo carte ripetute, ecco il nostro bar. Sembra che dice che vuole dire il bar, il posto dove noi mangiamo. Poi tanti altri inneschi. Questo innesco di sveglio è l'unico che c'è in questa espansione di Vangelo. In alcuni mazzi non ci sono inneschi pescata, di sveglio, cose del genere. Infatti nel deck di Misaki non ci sono inneschi di sveglio e nel deck di Eiichi non ci sono quelli pescata, quindi c'è molta differenza. Ho preso un deck a caso, ho preso quello che ha tutti gli inneschi. Bene, poi tutte le altre carte sono ripetute, quindi non contano niente perché ve l'ho già fatto vedere. Beh, ora dovrò riordinare, suppongo. Comunque sì, le ordinerò dopo che ho finito di parlare. Bene, oggi ci siamo divertiti a spacchettare questa roba, soprattutto a trovare l'Urantis di Ez e a spacchettare questo bellissimo mazzo di Vanguard Gakero, e forse vi porterò delle lotte Vanguard oppure degli spacchettamenti, altri spacchettamenti di mazzi o pacchetti. Forse vi porterò il boss, ma comunque sia, prima di andare alla fiera vi porterò sicuramente la nuovissima espansione di Sole e Luna. Non preoccupatevi, ve la porterò con piacere. Ora sto sistemando le carte. Vabbè, forse è meglio sistemarle dopo, quando ho finito il video, perché mi gira la testa a vedere sullo schermo piccolo del mio telefonino. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Vediamo dov'è il nostro sovrano. Mi saluto con questo qui. Ricordate che Bangle è una delle tipologie di carte che mi piace. Ciao.